La meccanica quantistica, che è stata sviluppata all'inizio del secolo scorso, cioè le grandi invenzioni sono scoperte, sono state fatte dal Novecento fino alla formulazione della finale meccanica quantistica nel 1927, in quegli anni, ha avuto subito una serie di applicazioni incredibili. Una fondamentale è stata di permettere di capire come funziona la chimica. Fino a quel momento i legami chimici non c'era nessun modo di saperlo e chiaramente capire come funziona la chimica ha permesso alla chimica di avere tutto lo sviluppo successivo. Ha permesso di capire come funzionano i materiali, a incominciare la scienza dei materiali, a capire perché i metalli sono conduttori e invece la plastica è isolante. E poi ha avuto una conseguenza eccezionale, che è stata la scoperta del transistor. Il transistor è stato prima predetto teoricamente e poi con grande fatica è stato scoperto sperimentalmente. Ma il primo transistor poi ha permesso di costruire tutta una serie di transistor, le famose radioline a transistor fatte dai giapponesi che hanno invaso il mondo negli anni 50, e poi è stata la base di tutti i nuovi computer, calcolatori elettronici, telefonini e così via. E quindi noi siamo su una società che si basa sui transistor, e i transistor non sarebbero stati nemmeno potuti concepire senza la meccanica quantistica. Quindi la meccanica quantistica ha completamente cambiato il mondo. Poi a questo ci aggiungono i laser e tutte le altre cose che sono venute dopo, ma certamente il mondo di adesso non sarebbe molto, molto diverso senza la meccanica quantistica.